E allora, cari telespettatori, eccoci di nuovo in studio dopo questo primo servizio dedicato all'attualità. Continuiamo a commentare le notizie, le novità del settore automobilistico. Andremo infatti a parlare del nuovo universo che è nato di recentissimo all'interno del settore. Parleremo di elettrico, dell'impegno da parte dello Stato per affrontare questo momento di crisi. E allora lo faremo con il nostro ospite che si è collegato qui in studio, Pierluigi Bonora, giornalista del quotidiano Il Giornale e anche fondatore del movimento d'opinione Forum Automotive. Allora, eccoci, ciao Pierluigi, che piacere ritrovarti. Da parte mia un saluto a tutti. Ecco, sicuramente il settore ha subito delle gravi perdite dal punto di vista delle vendite. A tuo avviso il ruolo dello Stato, insomma, come si è comportato lo Stato all'interno della filiera automobilistica? È stata utile insomma, la sua presenza, i suoi tentativi di aiutare la filiera oppure no? Beh, ci sono state tantissime sollecitazioni da parte della filiera automotive e anche da parte di alcuni esponenti politici affinché lo Stato si accorgesse che il settore, come tanti altri, ai noi stava soffrendo, era in forte sofferenza. C'è stato un calo, ricordiamo, del 27,9% della domanda in Italia nel 2020, e soprattutto nei periodi di lockdown, quello vero che c'è stato a marzo e aprile, con il blocco delle produzioni il settore è andato veramente in fortissima difficoltà. Il governo si è un po' svegliato in agosto con una serie di incentivi, diciamo anche una somma non elevatissima, incentivi che poi sono stati riproposti a settembre, privilegiando però ancora una volta le automobili cosiddette green, che sono quelle elettriche ibride plug-in, ma guarda, da considerare che sono green anche quelle a benzina e diesel a gas di ultimissima generazione. Quindi gli incentivi per le automobili a diesel e benzina fino a 110 grammi chilometro di CO2 emessa sono durati poco, per esattezza 11 giorni, sono rimasti quelli per le automobili elettrificate, ma il mercato, dopo aver vissuto un momento così di ripresa, è tornato in forte difficoltà. Quindi il governo sì, si è mosso, è stato molto bravo l'onorevole, per esempio, Gianluca Benamati, che abbiamo avuto più volte anche ospite in trasmissione dagli studi di Safe Drive con Forum Automotive, che si è adoperato tanto, però ha dovuto combattere, combattendo con gli altri esponenti che sono a favore della mobilità a motore virtuosa contro l'ideologia che è il vero male di tutti i mali. Adesso si parla di una nuova ondata poi di incentivi, come sono strutturati e sono incentivi veri oppure un po' fumo negli occhi? No, sono incentivi, diciamo, interessanti, importanti, oltre 700 milioni di lire stanziati fino al 30 di giugno prossimi. Riguardano, dopo un lunghissimo, estenuante ancora braccio di ferro, anche i veicoli diesel e benzina Euro 6, quindi quelli con emissioni da 61 a 135 grammi chilometro di anidride carbonica, oltre agli elettrici puri 0,20 e agli ibridi plug-in 21,60 come grammi chilometro di CO2 emessa, 700 milioni divisi in fasce. Ecco che qui la questione delle fasce è stata più volte ampiamente criticata: perché dare le fasce? Fate un blocco di incentivi, poi uno compra quello che vuole e così il mercato si risolleva più velocemente. Qui invece abbiamo 250 milioni per le automobili diesel e benzina, un sacco di soldi per le automobili elettrificate, 50 milioni, e questo è un segnale importante per i veicoli commerciali che pure soffrono tanto e avrebbero meritato molto di più. Personalmente io avrei evitato di dare 200 milioni ai monopattini, che sinceramente fanno solo di disastri in città, riversando questi soldi invece in un settore veramente vitale dell'economia. Quindi quello che serve all'Italia è un piano strutturale, un piano organico di medio-lungo termine che veramente contribuisca nel concreto al rinnovo di un parco circolante inquinante e poco sicuro,
Il 2020, nonostante tutte le difficoltà, è stato un anno che comunque ha davvero aperto le porte al mondo dell'elettrificazione. Le case, anche se attraverso presentazioni virtuali o digitali, hanno comunque mantenuto i loro obiettivi, quelli di lanciare nuovi modelli principalmente elettrificati. Quanto sono pronti davvero gli automobilisti a questo tipo di mobilità? Quanto ancora le infrastrutture riescono a garantire questo tipo di mobilità? Raccontaci qualcosa in più di questo settore, che rimane sempre comunque molto affascinante, ma quando sarà davvero definitivo? Diciamo l'elettrico è qualcosa che ci viene imposto dalle autorità, diciamo, europee nel nostro caso, e poi recepite dalle autorità dei singoli stati. È una bella cosa, ovviamente sarà ancora più bella quando l'energia elettrica sarà prodotta solamente da fonti rinnovabili. Si è partiti a sprombattuto con l'elettrico, e diciamo che le autovetture elettriche sì, stanno registrando dei buoni dati anche a tre cifre come vendite, mi riferisco all'Italia, però la quota di mercato rimane intorno sempre al 4%, considerando anche le ibride e plug-in. E ovviamente beneficiano di incentivi molto forti. Senza gli incentivi la gente dell'elettrico sinceramente non se ne farebbe niente. Ci sono ancora molti problemi, rimane l'ansia da ricarica nelle persone, che se ne dica, l'elettrico va bene se si usa in città, ma per i lunghi percorsi ci sono ancora dei problemi. Soltanto ora vediamo che si cominciano a mettere delle cosiddette cominciano a nascere le cosiddette stazioni di servizio multi energy, come per esempio quelle ne ha create 7 LIP in collaborazione con Enel X, quindi che vendono carburanti, ma hanno anche le colonnine per l'elettrico. C'è un problema di infrastrutture ancora ben presente. Quindi va bene l'elettrico, eccetera, però non bisogna imporre questa tecnologia. La gente deve comprare quello che si sente comprare in base alle proprie esigenze. Nel principio che io, diciamo, considero molto della cosiddetta neutralità tecnologica. Senza gli incentivi l'elettrico, diciamo, sarebbe praticamente nullo. Io ti ringrazio di essere stato in collegamento con noi. Grazie a voi e a presto. E ci vediamo la prossima volta, sempre qui dai nostri studi. Ringrazio anche i nostri telespettatori per aver assistito a questo primo approfondimento in studio. Continuate a stare attaccati al televisore perché partono altri due servizi davvero importanti. Poi noi ci ritroviamo qui in studio di nuovo nella seconda parte di Safe Drive.